Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. In questo contenuto rispondo alle domande che mi avete fatto in una storia di Instagram. Allora, cosa ne pensi dell'indice Russell 2000? Beh, è un indice con 2000 società a piccola capitalizzazione. È abbastanza conosciuto, anche se spesso messo in ombra da indici più importanti, come può essere lo Standard & Poor's 500. Nei portafogli tendenzialmente non lo uso, però può essere utilizzato soprattutto per dei profili di rischio comunque non bassissimi. In ogni caso è ben diversificato, quindi why not? Ciao Davide, cosa ne pensi dei mercati della Cina? Allora, dal 2021, da febbraio circa, è un mercato in ribasso, il che significa occasione d'acquisto. Dall'altra parte la volatilità è sicuramente elevata, perciò bisogna farlo col contagocce. Ciononostante stiamo parlando di uno dei paesi con le più grandi potenzialità a medio-lungo termine del mondo, perciò assolutamente perché non accumularne e perché non inserirne in portafoglio. Quanta dipende dal profilo di rischio di ciascuno. È stato difficile l'inizio della sua attività? Come potrei dire? No, perché fortunatamente quando ho iniziato ho avuto la fiducia inaspettata, comunque non era scontato, di tante persone che mi stavano intorno, sempre diciamo rappresentato anche la figura del bravo ragazzo che studia, che è costante, che si dà da fare, che si impegna, che lavora, e questa diciamo affidabilità personale è stata poi necessaria e fondamentale per far sì che le persone intorno a me che mi conoscevano solo come Davide mi apprezzassero anche come Davide in quanto professionista. Poi c'è stato lo scatto sull'online che ha determinato una crescita importante dell'attività, e quindi no, non me la sento di dire che è stata estremamente dura. Dici la tua sul super bonus. Ve lo ricordate il film, quello di Fantozzi, sulla corazzata Pokémon? È una c***a pazzesca! Ecco, nessuna richiesta, solo complimenti per il canale. Top! Grande, grazie. Posso avere dei finanziamenti non avendo reddito dimostrabile, ma ho qualcosa messo da parte? Allora, il reddito è il 99% delle volte condizione necessaria per avere credito dagli intermediari, perché poi è la garanzia che sostanzialmente richiedono. Ci sono le casistiche per cui con un reddito o molto basso o nessun reddito si riesca a ottenere del credito, però bisogna avere degli asset a garanzia. Una tipologia sono i pegni rotativi su strumenti finanziari. Anche lì però spesso un minimo di reddito lo richiedono comunque, perciò bisogna lavorare un po'. Consigli ETF da mettere in portafoglio partendo da zero solo con PAC? Allora, dipende dal tuo profilo di rischio, l'orizzonte temporale, quanto denaro metti via, quanto denaro hai da parte, se hai già un fondo di emergenza. Se sei un ragazzo giovane è possibile, probabile, che un piano d'accumulo con l'MSCI World possa andare bene, tenendo conto però che ha dei rischi intrinsechi, quindi prima di fare, meglio studiare. Ti vedremo mai su OnlyFans? No? Per migliorare l'economia e diminuire il debito sovrano non si potrebbe portare l'inflazione base al 3% anziché 2%, così da diminuire il debito e far ripartire i mercati? Allora, il discorso del target del 2% non è inventato a caso, si parla di un valore che è stato stimato da vari economisti e che fa sì che nel momento in cui un'economia cresce a un 2%, ha una crescita sostenuta, il livello dei prezzi, appunto, la crescita del livello dei prezzi è costante ma leggero, in modo da non mettere in difficoltà l'economia come sta succedendo adesso, che invece l'inflazione è all'8%, e si ha un margine di sicurezza dalla deflazione, che anche quello è un grosso problema. Perché? Perché nel momento in cui si ha deflazione, quindi si ha addirittura una decrescita dei prezzi, c'è l'incentivo a immobilizzarsi, perché io non ho voglia di allocare risorse perché mi tornano meno soldi di quanti effettivamente ne avevo prima, o comunque situazioni similari. Quando invece c'è un'inflazione forte come quella di adesso, c'è un disincentivo ad esempio a prestare del denaro, perché io so che lo sto prestando ma ho un rendimento reale
negativo e quindi anche questo crea problematiche. Un target al 2% permette di avere una crescita sostenibile dei valori reali, dei rendimenti reali degli investimenti, qualunque essi siano, e anche dell'economia. Perché ciò che ha fatto fallire Silicon Valley Bank non dovrebbe ripetersi? I bond di tutte le banche sono in discesa. Nessuno ha detto che non dovrebbe ripetersi, anzi abbiamo visto Credit Suisse, situazione disastrosa, salvata da UBS, in questi giorni ci sono problematiche anche con Deutsche Bank, infatti oggi fa meno 10, meno 12 in borsa, situazione delicata anche perché il problema è che le banche centrali col loro discorso di aumento o ribasso dei tassi devono scegliere chi salvare. Se alzano i tassi aiutano all'abbassamento dell'inflazione, però distruggono tutta la parte finanziaria. L'abbassamento dell'inflazione aiuta l'economia, quella reale, quella tangibile, mentre per quanto riguarda il discorso di aumento dei tassi per il sistema finanziario è un disastro. Se invece abbassano i tassi, l'inflazione è possibile non venga domata, però ne giovano le varie banche o altro che ad oggi con questo rialzo dei tassi stanno saltando come birilli, è evidente. Vorrei prendere un appuntamento per info sul PAC e PP. PP sarà piano pensione? Quali sono le tempistiche? Allora, per questo basta scrivere una mail a info@davideverdi.it e una volta fatto quello, anche per mio conto, una persona dello staff risponderà a quella mail e poi si fisserà data e orario per una call. Dipende dalle settimane, ci sono settimane che sono più pieno, meno pieno, ma non si parla di tempistiche bibliche, ecco, quello no. Vorrei iniziare ad investire, ma non so come iniziare, o meglio da dove. Cosa leggere? Allora, dipende dalla tua capacità di comprendere determinati contenuti, quindi dalle tue competenze comunque un po' latenti di economia o di facilità nella comprensione dell'economia. Detto ciò, The Intelligent Investor, il piccolo libro degli investimenti, Money di Tony Robbins, libri semplici per quanto riguarda soprattutto Money, che è abbastanza ripetitivo, però sono concetti comunque corretti, allora uno li sente, li risente, li sente, li risente. Per quanto riguarda i primi due, soprattutto The Intelligent Investor, è scritto semplice ma è molto profondo, quindi io inizierei anche con questi. Da studente, come diventare consulente finanziario? Si inizia presso società come Fineco, eccetera? Volendo, innanzitutto la prima cosa è che devi fare l'esame. Una volta fatto l'esame, ti iscrivi all'albo dell'OCF, quindi l'organismo dei consulenti finanziari, e poi lì sostanzialmente vedi come lavorare. Puoi o lavorare con un mandato da parte di una banca, di un intermediario, o lavorare come autonomo, quindi come consulente finanziario indipendente. Detto ciò, il primo step è studiare e passare l'esame, quello è necessario. 100.000 sui conti correnti, è da folli? Dipende da tanti elementi, il quantitativo di altro capitale che uno ha da parte, il proprio tenore di vita, le proprie entrate. 100.000 euro possono essere tanti, possono essere tutto o possono essere molto poco, dipende dalla tua situazione che non conosco. Ciononostante, in questo periodo storico in cui ci sono tante banche un po' traballanti, tenere vagonate di soldi sui conti correnti non è proprio la furbata più grande. Anche i mercati finanziari sono piuttosto complessi, quindi comprendo che non sia una situazione rosea. Andare a vedere quanta liquidità, quanti investimenti, soprattutto la liquidità dove lasciarla, io andrei a guardare gli indici di solidità delle banche. Primo tra questi il Common Equity Tier 1, il CET 1, e poi da lì andare a scegliere su che banca stare o non stare. Ciao Davide, quanto può essere redditizio un PAC nel lungo periodo? 10 anni? Tanto 10 anni è medio-lungo periodo, cioè lungo periodo può essere ad esempio un piano per la pensione, lì andiamo sui 30 anni, però comunque 10 anni non sono pochi. Tieni conto che dipende dalla rischiosità degli asset e in 10 anni conta anche comunque il ciclo nel quale uno si trovi. Faccio un esempio, chi è iniziato nel 2000 e ha finito nel 2010 ha avuto delle redditività completamente diverse tra chi è iniziato nel 2010 e ha finito nel 2020. Chi è iniziato nel 2020 e finirà nel 2030 lo vedremo. Quindi il ciclo comunque è impattante. Tieni conto che in media un 7% su base annua è la redditività azionaria come media statistica negli ultimi 100 anni, quindi quello è un parametro di riferimento. Poi se parliamo di un ciclo buono, un ciclo meno buono, magari invece che essere 7 sarà 8 o 9 invece che se è un buon ciclo, oppure 6 e 5 se invece è un ciclo non ottimo.
però quelli sono i parametri da considerare. Investimento di denaro per i figli piccoli, giusto? Sono assolutamente d'accordo. Piano d'accumulo per 10, 15, 20 anni, dipende quanti anni hanno. Consiglio, non intestarglielo. A proposito di questo ho fatto anche un video, perché se gli intesti il denaro e hai dei buoni risultati, se fai un buon piano d'accumulo, appunto il tempo dalla tua, appunto anche se fosse un ciclo non buono, l'insieme di rendimenti più un accumulo costante danno comunque delle buone cifre. Se glielo intesti sarà qualcosa di dovuto e una cifra comunque importante, anche 100 euro al mese messi via per 15 anni soltanto che di accumuli sono 1200 per 15, quindi sono 18.000 euro di accumuli più gli interessi che magari lo portano a 30.000. Ecco, una cifra del genere data in mano a un diciottenne, un ventenne, può essere più un danno che un regalo. Perciò non intestarglielo, e quando avrà l'età, se sarà una persona degna proprio come maturità di ricevere una somma di questo tipo, sarà lì il dono, così verrà percepito anche come tale, altrimenti è qualcosa che viene dato per scontato e si rischia di lasciare tanti soldi in mano a dei ragazzi che non sono assolutamente in grado di gestirli. Con che budget posso iniziare per investire oltre alla quota versata mensilmente? E nel senso, come capitale iniziale? Non c'è per forza un discorso di un capitale iniziale. Più che preoccuparsi del capitale iniziale, preoccupati di avere un buon fondo di emergenza. Una volta che hai un fondo di emergenza, la parte in eccedenza è investibile o frazionata in quote più alte. Quindi tu vai a fare, diciamo, per un primo periodo, per i primi anni, una sorta di piano d'accumulo più vigoroso dei tuoi risparmi, allocando anche il risparmio in eccesso in questo modo, oppure con una tranche iniziale e poi appunto il piano d'accumulo. Come si comporteranno secondo te le borse a seguito delle crisi delle banche? Stime rialzo, ribasso, così sono da indovini, non è questo il mio lavoro e non è professionale dare un commento di questo tipo. È molto probabile che ci sia un ulteriore aumento della volatilità, quindi che si passi da giornate in cui si è a più 2% a meno 2%, così in giornata, perché in questo periodo storico siamo in balia delle notizie. Ora, i mercati nel breve sono in balia delle notizie. Nel momento in cui uno ha un portafoglio ben strutturato, la realtà dei fatti è che delle notizie gli interessa poco, perché sa quali sono i propri obiettivi, entro quando sono da raggiungere e il profilo di rischio è ben delineato. Però per fare questo serve appunto una competenza e allo stesso tempo aver pianificato tutto per bene, che poi è quello che ho fatto con i miei clienti. Secondo te, se l'inflazione dovesse rimanere alta nei prossimi anni, quali asset ne gioverebbero? I bond legati all'inflazione, indicizzati all'inflazione. I tassi comunque si muovono in modo molto correlato, perché se l'inflazione rimane alta i tassi vengono tenuti alti per cercare di abbassarla, perciò comunque tutto il settore obbligazionario è tornato già comunque più interessante di come non lo sia stato negli ultimi 10 anni. Infatti 2 o 3 anni fa parlavamo del TINA come fenomeno per l'investimento quasi solo azionario. TINA stava per There is no alternative, in quanto le obbligazioni non rendevano niente, allora si investiva in azioni. Ad oggi, essendoci appunto nuovamente una redditività sugli asset obbligazionari, potrebbero essere un asset class che risulta interessante. Indicizzato all'inflazione, allora ancor più. Meglio ETF o fondi indicizzati? Noi da europei non possiamo comprare fondi indicizzati. Sono cose che probabilmente hai letto su qualche libro tradotto dall'America, perché lì sì, hanno gli index fund. La realtà è che i primi sono quotati, i secondi non lo sono. Nella pratica cambia veramente poco, la filosofia è la stessa, perciò, anche perché poi non c'è alternativa, vanno bene gli ETF. L'Ixor Euro Government Bond 710 UCITS ETF, utile per iniziare a diversificare un portafoglio 100% azionario? Sì, però diciamo che il mondo obbligazionario in realtà è molto più complesso, forse anche più complesso di quello azionario, perciò iniziare a diversificare con uno strumento, non ho veramente idea del patrimonio, di che profilo di rischio si parli. Appunto, iniziare a diversificare, iniziare io posso fare l'1% di ciò che dovrei fare come diversificazione o il 100%, quindi l'inserimento di questo strumento quanto corrisponde come inizio di diversificazione è molto soggettivo, però sì, è uno strumento che ci può stare, e soprattutto in questo contesto storico dove i tassi hanno avuto un rialzo abbastanza importante e una duration un pochino più alta, comunque stabilizza su quelle redditività lì almeno per un periodo medio lungo. Dov'è il miglior posto in Italia per svolgere la professione di consulente finanziario? Allora, dal mio punto di vista
online, però in pratica, in concreto, probabilmente è in centro a Milano. O meglio, questo è quello che oggettivamente dovrei dire, ma io sono patriottico, quindi in centro a Genova. Come prepararsi all'esame OCF? Grazie. Allora, per passarlo, molti ti consigliano fai quiz perché ci sono 5.000 quiz, quindi se tu li fai tutti più e più volte, un po' come la patente, potresti avere possibilità di passarlo, però è inutile farlo così. Studia, studia in modo da capire bene quello che stai facendo, anche perché passare l'esame non è assolutamente un elemento che determina il fatto che tu possa fare questo lavoro, possa fare questa professione, è semplicemente un'abilitazione necessaria. Mentre in molti casi, non so, devo lavorare nel pubblico, c'è il concorso, se vinco il concorso ho il lavoro. Qua non è che se fai l'esame allora hai il lavoro, se fai l'esame hai la possibilità di essere valutato dalle persone per fare o meno questo lavoro, che è molto diverso. Quindi non vederlo come un fine, il mio fine è passare l'esame, ma è solo un piccolo mezzo di un percorso molto più importante. Finita questa sessione di Question and Answers, spero che ti siano piaciute. Se avessi delle domande o altro, non esitare a farmele e nel prossimo video di domande e risposte avrò piacere di risponderti. Ti ringrazio per l'attenzione.